ballare, respirare, intrecciare le mani nel tango, condividere insieme qualche ora che fa bene al cuore, allo spirito, ma anche alla salute. I volti sorridenti dei protagonisti di questa puntata, che sono tutte persone malate di Parkinson, che hanno deciso di partecipare durante il percorso di riabilitazione alle lezioni di Holotango, sono il biglietto da visita più eloquente dei benefici che questa pratica, che si affianca alla riabilitazione, ha portato nella loro vita. Sono percorsi di tango argentino e benessere con il metodo Holotango, il cui titolo eloquente è l'equilibrio nell'abbraccio. Da qualche anno l'ULSS Euganea li organizza per supportare la riabilitazione dei pazienti con Parkinson. A Campo San Piero e Cittadella sono una sessantina le persone che stanno seguendo i corsi organizzati grazie alla collaborazione tra le strutture di medicina fisica e riabilitazione dell'ULSS 6 Euganea e l'associazione L'Albero della Vita di Padova. E da marzo è partito anche il corso di Padova. Ideatori del metodo Holotango e conduttori dei corsi sono Federica Lila Silvestri, danza terapeuta e maestra professionista di tango argentino, e Marco Augello, musicoterapeuta e danza terapeuta, entrambi docenti al corso di perfezionamento promozione motoria in neurologia presso l'Università degli Studi di Ferrara. In barba ad ogni scetticismo, questo intreccio di musica, danza e scienza porta risultati che sono evidenti fin dalle prime lezioni. E l'azione combinata della musica, del ritmo, del movimento, ma anche il fatto di uscire di casa, incontrarsi con persone che stanno camminando sullo stesso difficile percorso della malattia, ritornare a relazioni sociali e anche a divertirsi insieme in una malattia come il Parkinson, che mette a dura prova anche il tono dell'umore, aiuta non solo a sorridere di nuovo alla vita, ma anche a migliorare l'espressione verbale, il movimento, il coordinamento, perché è quello che queste persone non riescono più a fare abitualmente, come camminare o parlare in maniera spedita, straordinariamente tornano a riuscire a farlo a ritmo di danza. Sentiamo direttamente dalla loro voce che cosa ha significato questo corso per loro. Voi siete una coppia nella vita e siete diventati anche una coppia danzante. Sì. Sì, sì. E con tanta passione e amore. Come è cominciata questa avventura? È cominciata, io ho scoperto 6 anni fa di avere la malattia. E all'inizio anche in casa si stentava di parlarne, perché l'avevo preso come una vergogna. E poi per caso abbiamo conosciuto questo corso e abbiamo cominciato a partecipare. E adesso non vediamo l'ora che arrivi il mercoledì e il venerdì per andare. Signora, lei ha dovuto trascinarlo un po'? No. Siamo andati di comune accordo, è una vita che siamo insieme, perciò è stata una cosa molto molto positiva. Noi, come le ripeto, siamo entrati che per noi era un temporale e ora ne usciamo sempre con l'arcobaleno ogni sera quando andiamo a casa, felici e contenti. Che cose sono cambiate nel frattempo anche per lei, che è cambiato anche emotivamente l'approccio alla malattia, l'approccio alla gestione anche? Sì, adesso l'accetto senza nessuna vergogna. Abbiamo trovato un gruppo, siamo tutta una famiglia, dove ne parliamo, dove ci consigliamo, siamo diventati amici, qualche volta andiamo a mangiare una pizza insieme, siamo una grande famiglia. È stato un po' alla volta o è stato subito un amore a prima vista con questo ballo? È stato un amore a prima vista, perché abbiamo trovato 2 insegnanti che sono meravigliosi, ci hanno dato una fiducia e niente, sono meravigliosi, non ho altre parole. Signora, la vostra vita è un po' cambiata? Beh, direi che di no. Da dopo che lui andiamo a Holotango, lui è come era prima, sempre un po' silenzioso, è sempre stato nella vita. Io sono un po' la più chiacchierona, la più rompiscatole, diriamo. E lui, quando abbiamo detto di andarci, siamo andati contentissimi tutti e due. Come le ripeto, è stato bellissimo e tuttora che andiamo è bello, perché siamo tutti una grande famiglia, ci aiutiamo a vicenda. Quindi lo consiglio a tutti, perché è bello ritrovarsi fra amici così, con una simpatia, il modo di aggregarsi l'uno all'altro, di aiutarsi, diremo anche. E siete marito e moglie? Sì, sì, sì.
Volete raccontarci un po' la vostra storia, come è cominciato, quando avete scoperto appunto la malattia e poi come avete cominciato invece a conoscere questa realtà? Mi sono accorta io un mattino, facendo colazione, ho visto che aveva una mano che non si muoveva come al solito e allora l'ho un po' controllato, ho aspettato un po' di giorni e poi ho parlato con i figli, perché con i figli si parla anche di questo, e quindi ci siamo dati da fare. E quando avete cominciato a ballare? Perciò facciamo parlare un po' anche lui adesso. Due anni fa, però io guardavo e lei ballava. Lei non era un ballerino? No. Adesso sto un po' alla volta, non so se... Sì. I maestri qua che ci guardano, sì. Però mi hanno detto qui dei vostri amici che la sua vita è cambiata di molto, l'hanno vista cambiare durante questo corso. Sì, è logico che si cambia. Sì, l'ho visto migliore, è un po' altalenante a volte con l'umore, un po', ma insomma lo conosco da 50 anni e quindi ho anche imparato un po' com'è, ma in ogni modo ha cambiato, non è migliorato. Come ballerino com'è? Sì. Se a volte lo stratono un po', ma insomma mi segue, ha migliorato tantissimo. Per lei qual è stata la parte più difficile da affrontare? Ah, il ballo... La malattia? Oltre alle malattie, anche il ballo. L'ultimo quarto d'ora è un inferno. Fare aspettare. Però è nata una bella amicizia, siete una bella squadra. Sì, ritrovarsi tutti assieme, salutarci, darsi appuntamento per la prossima volta è molto, molto... Sì, va benissimo. Vi dà un po' di coraggio, vero? Sì, ci dà un po' di allegria. Aspettiamo proprio con ansia il mercoledì e il venerdì per ritrovarci. Nei presidi di Campo San Piero e Cittadella i corsi di ballo argentino con il metodo Olo Tango sono una realtà già da anni, un progetto all'insegna del supporto riabilitativo per le persone colpite da Parkinson. Seguo l'ambulatorio dedicato ai disturbi del movimento, principalmente quindi seguo malattia di Parkinson, ormai da lunga esperienza, fin dalla mia specialità, quindi da più di 10 anni. Intanto possiamo cominciare dall'inizio. Che cos'è la malattia di Parkinson e quando si riesce a diagnosticare? La malattia di Parkinson appartiene al gruppo delle malattie neurologiche chiamate neurodegenerative, in cui ci sono dei neuroni del cervello che vengono a morire per motivi abbastanza noti, soprattutto come catena fisiopatologica, però non se ne conosce ancora il primum movens. Si accumulano delle proteine tossiche per i neuroni e questi vanno lentamente incontro a morte accelerata, è un processo, potremmo dire, di invecchiamento molto accelerato. E a seconda di dove questa morte e degenerazione avviene, abbiamo diversi tipi di malattie neurologiche. Nella malattia di Parkinson la neurodegenerazione è principalmente a livello della sostanza nigra e quindi si perde quella proiezione neurologica dopaminergica che coinvolge un po' tutto il cervello e che causa i sintomi motori ma anche i sintomi non motori della malattia. Perché quando parliamo di malattia di Parkinson si pensa subito al motorio ed effettivamente uno principalmente arriva all'attenzione del medico perché non riesce più a muoversi correttamente, si muove in modo impacciato, inizia a tremare. Però non è solo questo la malattia di Parkinson, la malattia di Parkinson coinvolge anche l'aspetto cognitivo, l'efficienza cognitiva e anche l'umore, tant'è che a volte anche è possibile un esordio con un disturbo dell'umore, una sindrome depressiva che solo successivamente si capisce che nasconde qualcos'altro sotto di sé. E l'aspetto cognitivo e gli aspetti non motori sono venuti acquistando importanza negli ultimi anni e anche perché si è visto che molta parte hanno nella qualità di vita del paziente parkinsoniano, perché si inizia con una terapia farmacologica che certamente migliora l'aspetto motorio.
e soprattutto nei primi anni di malattia questo restituisce al paziente fino al 90% delle proprie autonomie e si sente ritornato a se stesso, ma ritornato a se stesso anche dal punto di vista della intraprendenza, della volontà di fare e anche dal punto di vista dell'umore. Successivamente poi compaiono degli altri disturbi. Però fin dal principio ci possono essere dei disturbi che non sono motori, anche quando una persona si muove benissimo, che compromettono molto la qualità di vita, perché poi una volta che il paziente esce dall'ambulatorio c'è la vita normale delle persone e l'attività di tutti i giorni che non sempre si svolge così bene come nell'ambito di quel piccolo laboratorio che è l'ambulatorio di visita, perché poi io e noi medici abbiamo un inciso del tutto settoriale della vita dei pazienti. È sempre molto importante affrontare la persona insieme a un parente. Infatti quando vengono da soli da me chiedo sempre che magari ritornino con la moglie, il marito o i figli, perché è importante capire come si svolge normalmente la vita della persona, anche quando la persona tende a negare o a nascondere certi aspetti di difficoltà che ha, ma anche per capire un po' qual è il ruolo nella famiglia del paziente e cosa necessiterà, anche come per sollecitare i familiari e guidarli anche nell'aiuto della persona malata. Ecco, qui adesso noi abbiamo ad ascoltarci anche una bella pattuglia di rappresentanti che sono pazienti, che sono in cura e mi sembrano tutti anche abbastanza giovani, quindi l'insorgenza della patologia è abbastanza precoce. L'insorgenza della malattia è soprattutto, diciamo, dopo i 60 anni, però c'è una buona fetta dopo i 60 anni fino all'1% come prevalenza della popolazione, quindi una prevalenza alta. Certamente può insorgere anche prima, anche sui 50 anni, pur non essendo ancora una malattia, diciamo, con una predisposizione genetica forte, perché ricordiamolo, la malattia non è nella maggior parte dei casi genetica, è un incontro tra il proprio corredo genetico e l'ambiente. E invece esistono delle forme monogeniche che invece sono geneticamente determinate molto forti, che esordiscono anche molto prima dei 50 anni. Però esistono comunque forme che si chiamano sporadiche, che insorgono anche a 50 anni. Certamente l'esordio più tipico è verso i 60 anni e dopo i 70 anni diventa ancora più importante come prevalenza. Adesso abbiamo parlato dell'aspetto farmacologico, però voi praticamente lavorate in squadra anche con i fisiatri proprio per cercare di mantenere tutte quelle che sono le abilità di queste persone. Certamente, perché fin dal principio è importante capire anche qual è la compromissione motoria della persona, perché fin dal principio uno può essere molto compromesso, mentre invece ci sono persone che possono fare anche delle attività fisiche completamente normali. Però spesso è necessario fin dal principio essere valutati da un fisiatra, di modo da capire se una persona necessiti di un approccio specifico oppure basti una normale mobilizzazione, anche attività come si diceva, camminare, muoversi all'aria aperta, soprattutto anche vanno molto tra nelle associazioni il Northern Walking, quindi un'attività di socializzazione, di andare fuori eccetera, e soprattutto anche il ballo di cui stiamo parlando adesso. Come avete accolto questa iniziativa che ormai sembra essere collaudata? Beh, io l'ho accolta molto favorevolmente, anche perché a Padova mancava e sono stato coinvolto a mia insaputa, diciamo, perché mi hanno cercato e quindi sono stato molto felice di questo, anche perché da tempo promuovo anche la musica, l'approccio con la musica e il ballo per i pazienti, perché spesso ho raccomandato di continuare a coltivare delle attività ludiche di questo tipo che magari già erano in atto tra marito e moglie, e spesso quando la malattia esordisce dice noi andiamo spesso a ballare, ma adesso è un po' di tempo che non riesce più a tenere il ritmo eccetera, e io dico sempre adesso grazie alla terapia farmacologica potrà ritornare a ballare come prima, e anzi lo stesso ballo guiderà molto meglio suo marito nel caso.
È importante soprattutto la musica e lo stimolo esterno, perché la malattia è una malattia particolare da questo punto di vista, perché una persona non riesce a intraprendere movimenti che prima eseguiva naturalmente sotto la guida volontaria specifica, cioè voglio camminare, andare da qua a là, magari non ci riesco, ma con una guida musicale o una guida sensoriale invece questo è perfettamente possibile. E spesso poi anche i coniugi dicono quando vuole può camminare, quando è qui da lei cammina, eccetera. La motivazione è sempre molto importante, che è una motivazione psichica e anche sensoriale. Quindi diciamo che la relazione tra il nostro cervello e la musica è molto potente. Oh, certamente, sì, certamente, anche perché la musica è ritmo e il ritmo è movimento. E quindi questo proprio in pazienti in cui viene persa proprio l'attività ritmica e sostenuta, mentre invece la musica e il ballo riescono a mantenere questo e lo mantengono anche nel tempo al di fuori delle due ore di lezione, eccetera. Abbiamo parlato appunto di tanti effetti motori, ma lei ha evidenziato come le conseguenze di questa patologia siano appunto anche su più fronti dal punto di vista dell'umore, magari si manifestano forme di depressione, bisogna tenerle molto a bada, alla stessa stregua magari dei problemi motori. Sì, certamente, c'è un problema intanto all'esordio di malattia di accettazione. E è molto importante confrontarsi anche con altre persone che ce l'hanno fatta e che ce la fanno tutti i giorni, e perché spesso poi mi trovo dopo 5 anni a confrontarmi ancora con persone che mi dicono ancora io non l'ho accettata questa malattia, quando è un atteggiamento del tutto negativo questo, ma negativo per la cura della persona e anche la risposta farmacologica. E quindi in questo l'attività sociale e l'attività di ballo sono utilissime. E altri gli aspetti nomotori, dicevamo, fanno parte della malattia in quanto possono esserci dei disturbi come crisi d'ansia, come disturbi somatici, dolori. A volte anche all'esordio una persona presenta dolore alla spalla, per cui peregrina tra ortopedici fino a capire che non sono gli antinfiammatori, non sono le terapie ortopediche che possono risolvere, ma è la terapia dopaminergica antiparkinsoniana. Questi stessi dolori poi possono dominare la malattia, spesso in quello che è l'effetto on-off di decadimento di fine dose, che compare in una fase un pochino più avanzata, quando la terapia non riesce a coprire tutta la giornata, ma spesso ci sono dei momenti in cui si va bene e delle ore in cui si va male. E in questo caso possono comparire sintomi motori e i sintomi non motori, che vanno appunto, come dicevamo, da improvvisi cali dell'umore, sensazioni di disperazione, crisi di panico, oppure dolori, sensazioni fisiche abnormi. In questo caso anche l'attività fisica è molto importante, perché riesce anche a garantire una stimolazione dopaminergica più continua, a superare questi effetti di on-off, di yo-yo tra bene e male, no? E così anche la musica e gli stimoli esterni possono migliorare questo approccio. Quindi possiamo dire che i risultati si vedono di questo che state facendo? Certamente, sì, si vedono, e fin dal principio ho seguito questa malattia con passione, perché si vedono dei risultati anche in ambulatorio da visita a visita, e più si segue bene queste persone, più si riceve soddisfazione proprio dalla felicità dei pazienti e dei congiunti con i pazienti. E quindi l'approccio olistico, l'approccio che intervenga in tutti gli aspetti della vita della persona, è l'approccio vincente. Bisogna sconfiggere la paura, è il primo passo. Certamente, sconfiggere la paura, sapere che si può vincere, bisogna sempre lottare contro la malattia, non è un nemico ovviamente, però bisogna avere grinta, essere convinti di potercela fare. Ad oggi sono una 60 partecipanti al progetto e sentiamo appunto dai conduttori qual è il metodo e quali sono appunto le tecniche utilizzate.
Quindi per far capire anche ai nostri spettatori cosa succede in una prima lezione e poi nel proseguio dell'attività. Sì, questo significa che per fare degli esempi, oltre alla parte centrale della lezione dove danziamo tango naturalmente, ma diamo spazio anche per esempio alla respirazione, a una corretta respirazione diaframmatica, sappiamo quanti benefici può portare, e collegato alla respirazione l'uso della voce. Tanti nostri danzatori, partecipanti ci raccontano di come progressivamente si accorgono di avere delle difficoltà nell'uso della voce, e quindi avere un ambiente protetto tra amici dove la voce può essere espressa è una cosa importante, e tra l'altro è anche liberatorio, questo per tutti, no? E poi abbiamo creato tutta una serie di attività che possono essere eseguite in una prima fase delle lezioni anche da seduti e poi in piedi, e stimolate dalla musica. La musica è, si può dire, è la nostra principale guida e maestra. La musica si dice che muove, innanzitutto la musica muove le emozioni, e poi sappiamo che le emozioni sono collegate anche ai nostri sistemi di movimento, no? E nella sua componente ritmica la musica è ormai stato dimostrato ampiamente, no? Anche dagli studi scientifici, di come vada ad agire direttamente sulle aree motorie, e questo significa anche eventualmente bypassando tutte quelle aree cerebrali che possono essere compromesse dai sintomi della malattia. Quindi è per quello che quando sentiamo una musica vogliamo muoverci tutti quanti. Esattamente, esattamente. Questo vale naturalmente per tutti, no? La musica muove. Quindi si tratta sostanzialmente di sincronizzare i movimenti con il ritmo della musica. Per movimenti intendo naturalmente i passi di danza, di tango, ma in generale qualsiasi movimento. E in questo modo si possono davvero ottenere dei grandi benefici, sia dal punto di vista motorio, l'equilibrio, la postura, la deambulazione, e appunto dicevamo il tango è la danza della camminata, no? Ma la coordinazione motoria nello spazio, la propriocezione, no? Che è percepire e sentire il nostro corpo. E un altro aspetto molto importante è quello cognitivo. E si tratta di tenere sostanzialmente il nostro cervello sempre allenato, sempre in allerta, tenere l'attenzione, la concentrazione sempre viva, sveglia, no? E anche dal punto di vista della memoria, che è un altro aspetto in questo ambito molto importante, il fatto di memorizzare delle sequenze di passi di danza o di movimenti è una cosa molto importante che facciamo continuamente. Abbiamo sentito prima i medici dire che il primo passo è sconfiggere anche la paura. Chi viene a questo corso già è motivato a fare il primo passo di danza sostanzialmente. Poi come si interviene anche emotivamente per aiutare queste persone a procedere e a fare passi sempre più grandi? Questo è la grande ulteriore forza di... Noi possiamo testimoniare quello che viviamo ormai quasi quotidianamente, quello che abbiamo visto in questi anni, e cioè la grandissima forza del gruppo. Dopo questo magari potranno raccontarlo meglio i partecipanti ai nostri corsi, ma fatto quel primo passo, che è anche un termine evocativo, no? Di venire in questo cerchio di persone, abbiamo visto quante volte la capacità di questi bellissimi gruppi che si sono creati in tutte le sedi, a Campo San Piero, a Cittadella, e ora da poco anche stiamo formando il nuovo gruppo di Padova, come questa capacità di inclusione e di accoglienza poi faccia tutto il resto. Quindi quanto dura questo corso? Il corso è continuativo sostanzialmente tutto l'anno, con delle pause solo magari nei momenti di vacanza, e questo ci teniamo molto a dirlo, quindi noi siamo presenti tutte le settimane, proprio perché l'attività motoria è così importante che sia continuativa in questo ambito. E bisogna essere costanti, ci vuole disciplina, e a volte può essere anche faticoso, questo noi siamo perfettamente consapevoli di questo aspetto. Ma ecco, il fatto che la musica, la danza e lo spirito del gruppo rendano
l'attività motoria necessaria, anche piacevole, è una cosa che naturalmente facilita. Noi siamo perfettamente consapevoli che tutto quello che facciamo è importante come supporto alla riabilitazione sanitaria, e lo facciamo per la nostra salute. Però in tutto questo cerchiamo di portare davvero anche una componente di allegria, di divertimento. Dicevamo, questo Olo Tango ha sicuramente qualcosa in più e il fascino è quasi istantaneo per chi partecipa a questo corso. Forse non dovremmo dirlo noi, ma sicuramente per la nostra esperienza ha fatto quel primo passo per cominciare, le persone restano e quindi qualche magia, qualche alchimia che motiva poi la persona a intraprendere questo percorso insieme al gruppo capita. È un'esperienza proprio di ieri, ve la porto, perché sono arrivati nella sede di Cittadella una moglie e un marito, e la moglie erano 2 anni che aveva l'informazione di questo corso attivato e ha coinvolto il marito cercando di coinvolgerlo per un po' di tempo, fino a quando appunto ieri finalmente sono arrivati e dal sorriso del marito e dal divertimento di entrambi durante la lezione, diciamo che anche ci sono voluti 2 anni, ma quello che è successo nella danza ancora una volta ha portato questo beneficio, insomma. Quindi il tango è anche simbolo di sensualità, e certamente quando interviene una malattia anche il rapporto di coppia ne può appunto risentire. È anche un po' un modo di ritrovarsi. Certo, è anche un modo di gestire diversamente la malattia, accantonarla e in quell'ora e mezza coltivare la presenza e coltivare la coppia. E toccarsi in un abbraccio, sappiamo tutti che effetti può avere un abbraccio se dato sinceramente, ma anche il tocco di una persona che magari incrociamo proprio in quel momento in quel gruppo, e quanto bisogno abbiamo tutti di essere abbracciati ed abbracciare. L'aspetto benefico di un abbraccio è una realtà, c'è poco da parlarne. Il tango argentino è una peculiarità, tant'è che la chiamano la danza dell'abbraccio, perché si crea un circuito energetico tra il ballerino e la ballerina, nella coppia, all'interno del quale tutto diventa comunicazione, ma anche tutto diventa amplificato, e quindi quello che viene percepito sia a livello emozionale sia a livello fisico, quindi equilibrio postura, come sentimenti, come emozioni, viene ampliato rispetto a quello che può essere sentito dal singolo individuo, e quindi c'è una circolarità in questo, benefica sia come apporto del movimento, sento il mio equilibrio attraverso di te, sento la mia postura e quasi per contagio posso andare a correggerla, così come sento l'andare e il venire della coppia. E quindi gli aspetti benefici di questo abbraccio, che è un abbraccio sicuro, è un abbraccio che è protetto e solo se necessario sostenuto. È molto importante che entrambi i ballerini non dipendano uno dall'altro, ma guidino e seguino all'interno di questa danza così particolare. Ma c'è ancora molto da dire sugli effetti e i benefici di questo approccio, e per questo gli amici di Olo Tango vi danno appuntamento alla prossima puntata di domani.